Infatti, anche oggi, come al solito, finisco per parlarvi di un romanzo che ho letto di recente, ma che in realtà è uscito moltissimo tempo fa. E si tratta del dire delle piccole cose di Aronda Tiroi, che nel 1997 vince anche il Booker Prize, che consacra Aronda Tiroi a grandissima scrittrice. Ora, perché ho deciso di leggerlo adesso, dopo tutto questo tempo? L'ho sempre avuto in casa, però non riuscivo a sentirmene chiamata, cioè, come al solito, i libri devono chiamarti per poterti ispirare, per poter arrivare alla fine delle pagine, devono poterti stimolare in qualche modo. E improvvisamente ho capito che volevo approfondire un po' la letteratura indiana, in quanto non avevo mai letto niente, appunto, a proposito di questa spaccato di letteratura, e quindi ho detto ok, iniziamo con questo libro, dato che ce l'ho. Allora, partiamo dal presupposto che è un libro davvero molto molto difficile, ma che mi sento davvero di consigliere, che mi è piaciuto tantissimo. Sono rimasta davvero molto colpita dallo stile narrativo di Arundhati Roy. Di cosa parla il Dio delle piccole cose? Parla di una famiglia, una grande famiglia indiana, che viene raccontata e filtrata dagli occhi ipersensibili e delicati dei due discendenti, due gemelli, due bambini, quindi un bambino, Esta, e la bambina, Rael. Cosa fanno questi due bambini? Questi bambini raccontano la storia della loro famiglia e dei componenti della loro famiglia. Infatti, i due gemelli hanno uno zio, tale Chaco, il quale da giovane era stato sposato con una ragazza inglese. E poi avevano avuto una figlia, però poi avevano divorziato. Conseguentemente, Chaco era tornato in India a vivere con la madre dei due gemelli e con la nonna. Ora, la storia inizia proprio nel momento in cui la sua ex moglie decide di fargli visita, quindi di andare in India, con la figlia ormai cresciuta, quindi una bambina, tale Sophia Moll, la quale, appunto, essendo nata in Inghilterra, non ha mai visto l'India. Quindi si tratta del primo viaggio in India di questa bambina. E attorno all'arrivo di questa bambina si costruisce un gran putiferio, perché tutta la famiglia è in grandissima attesa. Sono in grandissima attesa anche il padre, ovviamente, Chaco, che non vede l'ora di rivedere sia lei che la ex moglie, che in fondo ancora ama. Sono in grandissima attesa la mamma dei due gemelli, Ammu, la nonna e tutte le donne che fanno parte di questa famiglia. Le domestiche, insomma, cioè, c'è tanta gente che aspetta con ansia l'arrivo di questa bambina, che tutti vogliono vedere, che tutti attendono, che tutti desiderano. Quelli che invece non la vogliono tanto vedere, non vogliono tanto incontrare, sono proprio i gemelli, i quali, archetipicamente, topicamente costruiti, come tutti i gemelli vengono costruiti nei romanzi, hanno questo legame a due che non prevede l'intrusione di un terzo. Ora, cosa succede? Tramite la percezione di questi due gemelli, noi veniamo a conoscenza di quello che però è il vero protagonista, anzi la vera protagonista principale di questo romanzo. Infatti, i protagonisti veri e propri non sono i gemelli, ma la madre dei due gemelli, tale Ammu. È una donna molto fragile, molto triste, che ha vissuto a sua volta un divorzio ed è tornata a vivere in India con i suoi figli. Sappiamo di questa donna che vive in una condizione piuttosto disagiata, perché ha subito un divorzio e come tale il divorzio viene vissuto in India, quindi specialmente nell'India del Sud, della regione di cui parla Arundhati Roy, il Kerala, viene vissuta come una grossa umiliazione. Difatti, e qui mi fermo con la trama, la storia è molto drammatica, quindi molto difficile da leggere, e per vari motivi. Motivo numero uno. La storia di Il Dio delle piccole cose è difficile da leggere perché la scrittrice non racconta la storia tramite il classico schema A-B, parte da A e finisce a B. No, prende la storia, la destruttura, cambia l'ordine temporale della narrazione e quindi con una serie di flashback torna avanti e indietro nel tempo per raccontare la trama di questa famiglia. Per cui si è immediatamente confusi da questo stile narrativo, che però in realtà ha un senso ben preciso, e questo senso ci è dato proprio, lo si capisce proprio alla fine, insomma. In secondo luogo, questo romanzo risulta difficile da lettura perché è un romanzo fondamentalmente storico. Oltre a narrare la vita di questi individui facenti parte di questa famiglia, apre anche uno spacco sulla storia dell'India, verso la quale la scrittrice è molto, molto, molto attenta. Infatti attualmente so che si batte per i diritti delle donne, comunque in India, cioè è molto attiva anche politicamente, proprio, e quindi nel libro ha sfruttato tutto ciò che lei sapeva per mettere in luce i lati negativi, i lati oscuri, i lati più difficili di quella che è la sua cultura, della sua tradizione. E appunto risulta difficile leggere, non perché sia un romanzo storico, ma perché è un romanzo storico che non riguarda l'Occidente, e quindi chiaramente o si conosce qualcosa
o ci si informa subito dopo aver letto il libro, oppure è molto difficile riuscire a capire e anche ad accettare determinate situazioni che vengono narrate nella storia. Ad esempio, la figura femminile è trattata in maniera terribile in questo romanzo. E la scrittrice non esagera volutamente il tono di determinate scene, piuttosto crude, piuttosto violente, solo per ottenere il facile pathos per accattivarsi il lettore, no. Le scene che lei narra sono pesanti proprio perché lei le ha vissute sulla sua pelle, le ha viste accadere dinanzi ai suoi occhi ed è proprio per questo che continua a fare lotta politica in merito. Ora, in conclusione, se volete leggere una recensione ancora più approfondita, vi lascio il mio link al mio blog qui nel box informazioni e concludo soltanto con un piccolo accenno al titolo. Il dio delle piccole cose è il dio della perdita, è un dio troppo piccolo e per questo incapace di affrontare gli dei maggiori che sono quelli che decidono le sorti della società, dell'umanità, quelli che stabiliscono le regole. È un dio destinato al fallimento, alla disillusione e all'inganno. Ed è una divinità che si racchiude nel cuore di coloro che sperano di tirarsi fuori da una condizione di vita frustrante, ma che sono destinati a fallire. Alla prossima! Ciao!